Dopo 36 anni il Teatro Vittoria è stato restituito alla città del Pollino. Dotato di tutte le attrezzature, la centralissima sala è stata ufficialmente inaugurata nel giorno della Festa della Liberazione, tornando a ravvivare il fervore culturale cittadino, pronto a manifestazioni ed eventi non solo teatrali, come il prossimo Festival della Legalità. Riappropriarsi da parte della città di Castrovillari di una struttura incendiata ben oltre 30 anni, con precisione 36 anni. Il teatro è già di per sé un luogo culturale, un baluardo culturale, un luogo di interesse, ma soprattutto un luogo pedagogico. La seconda funzione ovviamente è quella di spettacolo, perché il teatro è collocato all'interno del centro cittadino e rappresenta, oltre che, come ho appena detto, un baluardo culturale, un momento per aumentare quelli che sono gli introiti anche commerciali della città. E dopo 36 anni riapre in maniera completa. Dico in maniera completa perché, se ricordate, noi abbiamo fatto delle iniziative e delle manifestazioni, però mancava un po' tutto, quindi erano delle manifestazioni, come dire, arrangiate, perché mancavano le poltrone, mancava l'impianto audio, video, luci, mancava il palcoscenico, non il palco perché quello c'è. Adesso è completo, lo vedremo tra non molto, perché è venuto veramente bene. Ed è importante, ecco, dopo 36 anni, restituire nel centro della città un teatro, che non è solo un teatro, ma ecco, una delle somme maggiori spese riguarda proprio le attrezzature e anche cinema. Quindi all'occorrenza può funzionare tranquillamente come cinema. E quindi arricchiamo l'offerta e la disponibilità per le tante compagnie nostre e per quelle che vorranno esibirsi qui a Castrovillari.